lo sto vivendo sicuramente con grande determinazione e positività. Determinazione e positività che mi contraddistinguono sia nell'ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. È un periodo di emergenza che stiamo attraversando un po' tutti, chi in un modo, chi in un altro, vivendolo sicuramente in modi differenti e sotto tanti punti di vista. Io penso che è un problema reale, oggettivo, e che non servirebbe a nulla continuare a piangersi addosso o a disperarsi. È un momento che va affrontato e sicuramente superato con molta tranquillità e serenità. Penso che sia l'arma migliore per poter andare avanti e fare in modo che passi il prima possibile. La giornata è sicuramente meno frenetica rispetto a prima dell'emergenza, i ritmi sono un po' rallentati sotto tanti punti di vista, ma il lavoro comunque va avanti e ho adottato una metodologia di smart working per poter seguire le persone anche a distanza con degli ottimi risultati e niente, il tempo libero che trovo nell'arco della giornata lo sto prevalentemente dedicando a me stesso, con degli allenamenti un po' più mirati e un'alimentazione un po' più dettagliata, avendo più tempo anche per gestire il piano nutrizionale. Io sono in contatto quotidianamente con colleghi un po' sparsi per l'Italia, ci confrontiamo sul periodo che stiamo vivendo. Facciamo dei meeting online tra di noi per la gestione proprio di questa situazione che stiamo attraversando. E sì, ci confrontiamo, ci consigliamo, alla fine siamo la prima accademia di allenamento funzionale in Europa, quindi siamo in tanti e molto affiatati, quindi ci confrontiamo, ci consigliamo, ci supportiamo. Siamo una bella realtà.